Presidente, per la prima volta la Calabria Film Commission patrocina questo importante evento che è appunto il Magna Grecia Film Festival. Le posso chiedere cosa l'ha spinto a questa decisione? Ma il Magna Grecia Film Festival è condotto magistralmente da Gianvito Cassodonti, una realtà importante. E grazie a questo festival l'immagine della Calabria è volata alle onore della cronaca in maniera fortemente positiva e importante. Diciamo una realtà consolidata ed è ormai è riuscita a rendere questo festival nazionale e addirittura internazionale. Accorrono da anni delle celebrity sia a livello nazionale che internazionale, quindi insomma un po' un fiore all'occhiello. Pertanto insomma lunga vita alla Magna Grecia Film Festival e quindi alla Calabria Film Commission, è fiera e orgogliosa di appoggiare le masterclass a questo importante festival. La Calabria sotto l'aspetto cinematografico con la sua presidenza a cosa continuerà a puntare in futuro? Ma speriamo un crescendo di film, non solo di nicchia, ma anche spaziare, fare anche dei film che possono dare anche popolarità alla Calabria. La mia mission, quella che insomma vorrei percorrere, è quella di far conoscere la Calabria per quello che è, per i territori, per la bellezza non solo territoriale, ma soprattutto per i siti archeologici e per tutta la storia dell'arte, di cui la Calabria veramente va fiera ed è insomma un fiore all'occhiello, l'arte, la cultura, la bellezza proprio dei siti archeologici. Mi piacerebbe che venisse fuori appunto il livello culturale della Calabria, non solo bellezze paesaggistiche e non più film con delle classiche leggende metropolitane di cui abbiamo già dato.